Signori, benvenuti, un saluto al vostro Francesco. Ciao a tutti da Luigi. Questa settimana andiamo in Inghilterra a Portsmouth, perché lì c'è un'altra figlia dell'Irpini ed è con noi quest'oggi Caterina Esposito. L'applauso di rito dello studio. Ciao. Buongiorno. Senti Caterina, tu ci hai detto che sei lì da 11 anni. Di che cosa ti occupi lì? Allora, io sono un Customs Administrator e sono un Export Controller. Quindi mi occupo dello sdoganamento di tutte le parti militari, degli aeroplani militari. Vengono prodotti nel Regno Unito tutti questi materiali che poi vanno all'altra parte del mondo? Una parte nel Regno Unito, una parte in Germania, una parte in Italia. E ovviamente sì, io mi devo occupare, insomma, devo calcolare tutte le DAT, le TIT, le VAT e poi controllare che le esportazioni e le importazioni siano, insomma, straight da un punto legale. È un'attività frenetica, cioè nel senso c'è tanto materiale militare che va da qui a lì. È un'attività very busy, molto frenetica. Io mi trovo spesso a fare turni di lavoro che mi tengono lontana da casa anche per 10 ore, 12 ore. Ovviamente poi gli sdoganamenti vengono effettuati al momento, quindi non è che il lavoro dalle 8 di mattina alle 5 torna a casa, può essere che alle 10 di sera c'è uno sdoganamento da fare e devo ovviamente controllare che tutto sia a posto e che le giuste duties VAT siano applicate sulle esportazioni. Sì. Vabbè, ma tu quindi, cioè, sei proprio con la cartellina in mano, ti passano sti elicotteri davanti e dici ok, potete passare, non potete passare, come funziona? No, io sono ovviamente negli uffici, quindi gli elicotteri li vedo solo quando poi vado giù, se ci sono problemi, e quando vado a fare le ispezioni sulle parti. Quando vedi tutti questi armamentari, ovviamente per te il lavoro, non vogliamo arrivare a domande sulla guerra, figurati, però vedendoli proprio come macchina, perché poi ci sono anche aerei per uso civile, figuriamoci, che effetto fanno da vicino? Sono macchine da guerra che ovviamente danno l'impressione di cosa l'uomo ha creato e di cosa l'uomo può fare. Magari chissà se un giorno riusciremo mai a fermarci, ma mi dà l'impressione di cosa l'uomo può fare, di cosa siamo purtroppo capaci di fare. La mia esperienza lavorativa è iniziata dopo 4 anni che vivevo nel Regno Unito, perché io mi sono spostata in Inghilterra principalmente per amore, non per lavoro. In Italia avevo appena intrapreso la carriera legale e avevo ultimato il praticantato con lo studio penale Preziose e poi al Comune di Avellino. Quindi quello che ho fatto in Inghilterra dopo 4 anni qui, dopo aver, insomma, essermi distaccata un po' dal ruolo di mamma, è stato utilizzare le mie lauree legali per il settore, insomma. Quindi ho iniziato, ovviamente, sapendo di non poter utilizzare la mia laurea in questo settore legale qui, perché il common law, ho cercato di utilizzarla in altri settori. Facendo un passo indietro, quando hai deciso di lasciare l'Italia, e ce l'hai detto, è stato per amore. Quando sei partita, è vero che non eri sola, ma avevi un compagno, all'epoca un fidanzato, tuo marito, quindi magari eri io sono ancora sposata, ragazzi! Però quando sei partita un po' di preoccupazioni ce le avevi, anche se era un espatrio di coppia, diciamo. Allora, ovviamente la mia preoccupazione era quella di lasciare principalmente la mia famiglia. Avellino, sì. Mi sono innamorata, non avevo proprio intenzione di spostarmi per lavoro altrove, di fatto avevo intenzione di investire nel mio futuro in Italia, principalmente ad Avellino. Poi ho incontrato mio marito, il quale aveva altri piani di inglese di 70. Sì. Cosa ho sentito dentro? Tu dici cosa ho sentito dentro quando ho lasciato l'Italia? Un vuoto incommensurabile per i primi anni, un vuoto che forse ancora non va via, e la famiglia è la principale mancanza, non vedere le mie sorelle, cosa fanno ogni giorno, una sorella molto più piccola di me che adesso studia all'università, non riuscire a tenere il passo come vorrei con lei e vedere veramente tutto quello che fa, sai, e poi pensa ai tuoi genitori che poi fanno vecchi come del resto me, gli anni passano anche per me, e poi è tutto,
è difficile, non è semplice, specialmente quando lasci per amore e ti rendi conto che lasci un bagaglio enorme, non perché lo vuoi fare per lavoro, ma perché lo fai per rispetto del sentimento che hai verso il tuo partner, verso tuo marito, verso la persona che ami. Certo. Vabbè, però ti vediamo contenta comunque dopo 11 anni. Sì, assolutamente, assolutamente. Una persona incommiabile che non mi fa mancare nulla, è la luce dei miei occhi. Senti, questo incontro è stato casuale, scusa la curiosità, magari usciamo un po' fuori tema. No, non ti preoccupare. Allora, ovviamente stiamo parlando di quando avevo 26 anni, quindi parliamo del prima dei cellulari, di Instagram, c'era solo MSN, per darvi un'idea. Sì. Quindi a lui l'ho incontrato ad Amalfi, lui era lì per un weekend con degli amici e io ero lì con un'amica, eravamo col motorino e stavo insomma mangiando un gelato, insomma lui mi ha approcciato e da lì abbiamo iniziato a parlare. Il weekend dopo, il weekend successivo era di nuovo in Italia per vedermi e poi la comunicazione ovviamente non c'erano ancora i cellulari con le fotocamere. Pensa te, ti sto parlando, e adesso ho 40 anni, ne avevo 25, 26, quindi era tutto un messaggiare con MSN all'inizio. Sembra un po' con le storie da Cornetto Algida, quegli spot estivi. In effetti l'ho incontrato d'estate, sì, quindi. Il destino è stato proprio, vi guardava in quel momento. Quindi con MSN c'era il famoso Trillo, vi ricordate? Il Trilletto, sì. Ma poi ovviamente lui mi scriveva anche le lettere, quindi sì. Vabbè, molto romano. Mi fa ricordare di tutte queste cose. Hai capito, ragazzi? L'ho già saputo fare. Ti ha buttato, intraprendente. Direi. Caterina, noi sappiamo che tu coltivi anche un'altra passione, sei una blogger con un bel po' di follower, ci vuoi parlare di questa passione, di questo hobby? E poi non so se si è anche trasformato in un doppio lavoro, dici un po', parlaci un po'. Praticamente ho iniziato in Italia quando agli inizi Instagram era praticamente solo per le foto dei paesaggi, dai. E quindi ho iniziato come blog. Prima ero su Tumblr, non so se lo ricordate, e ho detto vabbè, iniziamo a creare questo account Instagram, vediamo dove mi porta. Ero abbastanza seguita su Tumblr, quindi tutti i miei follower da là passarono a Instagram. E poi quando mi sono spostata nel Regno Unito, quindi con tutte le foto del matrimonio e insomma il trasloco nel Regno Unito, lì ho cominciato ad avere tantissimi follower da ogni parte del mondo che erano interessati alla mia vita, a cosa facevo. Poi sono diventata mamma qui, quindi i follower continuavano ad aumentare e poi c'è stato il contatto con i primi brand. Uno dei primi brand era un brand americano di maschere per il viso che mi chiese di collaborare. Da loro erano particolarmente presi dai miei occhi, che adesso non si vedono perché ovviamente sono sotto le luci qua, non lo so, e dissi ok, perché no, cominciamo a collaborare. E poi da lì ho iniziato insomma ad avere dei rapporti collaborativi con molti brand, tra i quali Shane, di cui sono una blogger per loro, e Romwe. Ovviamente poi mi sono inserita nelle reti di bloggers qua nel Regno Unito e quindi adesso vengo selezionata anche da ASOS per delle campagne. Una ultima che ho fatto è stata a settembre per la Tommy Hilfiger. Sì, è una passione che continuo a sviluppare, ovviamente tenendo al di fuori i miei figli. Perché? Perché mio marito è una persona molto privata, quindi cerchiamo soprattutto oggigiorno di avere il profilo bambini fuori dai social media, ed anche perché è giusto così. A volte li posto nelle storie, a volte li vedete quando andiamo a fare qualche viaggio, li posto, ma non è che mi metto lì con la camera, state fermi, dobbiamo fare la foto perché devono vedere il follower. No, non sono una blogger così, no. Quindi promuovo insomma vestiti principalmente con Shane, e ci sono followers che da anni usano i miei codici, e insomma una seconda attività. Ho capito, quindi tu hai iniziato raccontando un po' la tua vita da mamma, la tua vita da espatriata, sì. Così sì. Hai cominciato a...
Il boom c'è stato quando mi sono trasferita dall'Italia al Regno Unito. L'ha avuto proprio il boom di follower. Cioè, mi racconti cosa si prova poi a vedere che tanta gente ti segue, tanta gente è incuriosita, ti vuole sapere tu cosa fai, tu come ti diverti, oppure... Sono una micro blogger, proprio piccola, cioè mi accanto rispetto a... alle blogger con la K, diciamo, come le chiamiamo qui, con la K. A volte scelgo di far vedere quello che voglio far vedere, a volte rispondo alle persone che vogliono che io mostri determinati contenuti, quindi sì, diciamo, materiali per la casa, vestiti. Non sono sul fronte di OnlyFans, con tutto che ovviamente posso rispettare le donne che decidono di andare verso questa strada, ma onestamente non mi sento di mettermi in mostra eccessivamente in questo modo, non perché voglio giudicare, assolutamente una donna deve fare come si sente di fare, soprattutto utilizzando i social media a proprio vantaggio. Io ho deciso di utilizzarlo solo come blogging, non sono costante nel postare, però la mia piccola, i miei piccoli follower di nicchia, quindi sì, questo è. In passato davi anche qualche consiglio, qualcuno ti chiedeva, cioè questo piccolo mondo diventa anche un mondo in cui tu sei un punto di riferimento per tante persone. Assolutamente, non è solo in passato, continuano a chiedermi consigli sulle taglie, su come sono i prodotti, sulla qualità, su se possono comprare, come funziona il mio codice. Il mio rapporto con Dio si evince dai post, perché sono abbastanza religiosa, non perché credente, diciamo credente. E quindi mi piace moltissimo dare la positività del messaggio di non perdere le camere con Dio sempre sui miei social media, quindi sì, continuo a raccontare. Questa è una cosa molto particolare. Sì, è una cosa bella. Sì. Che di solito la parte religiosa con i social non è molto diffusa, non è, cioè, viene utilizzata pochissimo. Però è... Ma basta avere un'occhiata sul mio profilo. Ultimamente ho postato forse 2 settimane fa ho postato proprio una frase che diceva: Dio non viene acclamato come dovrebbe essere acclamato, ogni giorno non dimentichiamoci di acclamare Dio. Non ho capito questa storia del codice, cioè tu proponi un prodotto, chi lo vuole acquistare? No, io non propongo, che cosa succede questo? I brand si inseriscono nei programmi di collaborazione. Sì. Ti inviano poi ogni mese una email con un link. Attraverso questo link tu puoi scegliere o non scegliere i prodotti che loro vogliono che tu promuovi. Sì. Quindi a volte ho dei prodotti che posso scegliere, a volte ho dei prodotti che non scelgo. E tutto quello che una blogger deve fare è, insomma, creare un content, che potrebbe essere un video, un reel, una fotografia, e postarla sul profilo o sulle storie e denucleare tutte le qualità che quel prodotto ha. Diciamo la maglietta, faccio la foto con la maglietta, il reel con la maglietta e spiego com'è la maglietta, il codice che devono utilizzare e il link che devono utilizzare se vogliono acquistare tramite il mio canale. Okay. Non so, come Giorgio Mastrota con i materassi, in pratica. Diciamo, è così. È il moderno, sono le moderne televendite. Ma non è per sminuire la cosa, no, questa no, roba, no. È per dare merito a Giorgio Mastrota che ci è arrivato prima. Sì. Non ti preoccupare, guarda, puoi anche sminuire, perché per me una seconda attività, cioè non è il mio lavoro principale, sì. Però mi rendo conto che ci sono le blogger proprio grandi che la fanno come attività principale, quindi non è il mio caso. No, ma è un lavoro, cioè, anzi, noi siamo per dare dignità ai nuovi lavori digitali. Tra i nuovi lavori digitali c'è sia il blogger, c'è sia l'influencer, cioè c'è un sacco di roba, quindi assolutamente. Sì. È bello soprattutto entrare nei gruppi di blogger e poi avere amicizie reali, quindi
sono entrata ovviamente nelle catene di blogger, adesso qui nel Regno Unito ho tante amicizie con tanti blogger anche della mia zona con cui ci vediamo. Ma com'è il rapporto tra voi blogger? Nel senso, tu hai trovati amici cordiali, ma poi si trovano anche quelli un po' stronzi, cioè che... Assolutamente, sì, ci sono anche le persone piene di se stessi che loro credono di essere, sai, il VIP della situazione. Quindi sì, puoi trovare le persone a modo e educate, umili, e le persone che invece credono che chissà cosa stiano facendo. E gli rubi i follower se gli vai vicino. Senti, i messaggi in privato di qualche marpione ti arriva? I marpioni ci sono ogni giorno nei miei DM, come nei DM di tutte le blogger, di tutte le influencer. Loro non mancheranno mai. E come si affrontano? Ignorano. Si affrontano lasciando questi marchioni nelle richieste di messaggi. Li lasci là, non apri la richiesta, perché come apri la richiesta sei finita. Perché loro poi vedono che tu hai letto e continuano a mandare. Quindi lo evitiamo. Quindi tu lo riconosci dalle prime parole che scrive. I marchioni più marchioni sono quelli che riconosci perché hanno la foto del profilo di coppia. Quindi immagino. Comunque il mio profilo è soltanto un profilo ovviamente che utilizzo per il blogging, ovviamente. Io faccio tante risate anche con mio marito, il quale ha le mie password, quindi quando vedo questi ci facciamo proprio le risate. Senti, ma solo una domanda riguardo i tuoi figli, che quanti anni hanno? Allora, mia figlia Ania ha appena compiuto 10 anni quest'estate e abbiamo trascorso il compleanno in Italia, come sempre. E poi ho Mattia, appena compiuto 9 anni, a fine ottobre. Quindi senti, sono abbastanza... cioè, tu hai detto che non gli hai ancora aperto dei profili social, giusto? Assolutamente no. Ecco, tu che ci lavori dentro, quale credi che sia, non la giusta età, però quale sia la trafila, dargli prima il telefono, a che età, poi il profilo social, cioè tu come la gestisci? Allora, i miei figli hanno il loro telefono, il quale non è utilizzato per essere su Instagram, ma è utilizzato per comunicare con WhatsApp, soprattutto perché hanno orari molto lunghi di child care, perché tutti e due lavoriamo, ed ovviamente sì, devo restare in contatto con i miei figli e sapere se qualche emergenza è necessaria o meno. Quindi hanno il loro cellulare per il WhatsApp. Sul social media, io penso che sia una cosa personale, non posso giudicare quando un genitore decide, insomma, che sia il tempo per il figlio di aprire un account, questo non lo posso giudicare. Posso soltanto rapportarmi alla mia esperienza e dire che non ne vedo l'esigenza per un bambino di 9-10 anni di stare su Instagram o Facebook. Non è necessario. Poi ovviamente l'adolescenza arriverà anche per loro e non lo so, dovrò raccontarmi giorno per giorno e decidere insomma cosa fare con mio marito. Senti, hai detto che hai festeggiato il compleanno di tuo figlio in Italia, quindi immagino che il tuo rapporto, il tuo legame con l'Italia sia sempre forte. Assolutamente, assolutamente. Torniamo molto spesso, vuoi che sia per un weekend o soprattutto d'estate, o almeno per vedere papà, le sorelle, mamma. Devi tornare. È forte, io mi sento italiana, sono italiana. Certo. Bello, è tutto. Mi dispiace vedere tanti giovani, che ovviamente non è il mio caso, ma vedere tanti giovani che purtroppo si vedono il futuro braccato in Italia. Ma dobbiamo anche ricordarci che l'Italia è fatta di giovani che vogliono anche investire in Italia. E questa è la cosa principale, altrimenti che facciamo? Tutti gli italiani vanno all'estero, l'Italia di cosa è fatta? Mi piacerebbe vedere l'Italia presa in mano dai giovani, come io volevo che fosse per me investire in territorio italiano. Speriamo, mi rendo conto che le nuove opportunità vengono date più all'estero che in Italia, ma speriamo che in futuro la situazione sia migliore e ci siano meno espatri. Hai detto prima Shane e mi ha fatto venire in mente una cosa. Siccome capita anche a me o alla mia compagna che a volte vai su Shane e riempi il carrello
di un sacco di roba, soprattutto per la casa, quelle cose a un euro, cioè, diciamo con costi molto ridotti. E tu che consigli? Cioè, come deve acquistare una persona, ad esempio, su Shein? Con quale criterio? Allora, il criterio per quanto riguarda i vestiti è sempre guardare le misure, perché loro non dicono bugie sulle misure, quindi vai giù, c'è un tassellino dove tu puoi vedere le misure del vestito, altrimenti prendi una S che ti arriva come una XS o una L che ti arriva come una S. Quindi le taglie non sono sempre in conformità con quelle, insomma, del fisico reale. Per quanto riguarda le cose per la casa, anche lì dipende. Consiglio di guardare le review che le persone scrivono, perché sono le persone che hanno acquistato prima di te e quindi sanno prima di te com'è il materiale. C'è molta plastica, molta plastica, perché ovviamente è un fast fashion world, scende. Sì. Purtroppo. Quindi ci sono cose di qualità, per carità, soprattutto se vai, non lo so, su articoli per la casa, come articoli per la cucina, quelli sono tranquilli, ma se ci spostiamo sugli asciugacapelli, aspirapolveri, possono semplicemente essere dei pezzi di plastica. Ti sei creato un piccolo studio di registrazione, oppure i tuoi contenuti come li produci? Te li inventi tu? Come ti muovi? No, non ho uno studio di registrazione, infatti, come potete notare, la maggior parte delle mie foto è scattata in casa, è casa mia, con la ring light. Utilizzo la ring light, così non chiedo più a mio marito di farmi le foto, poverino. La ring light sarebbe il cerchio... Sì. Qualcosa, metto il cellulare sulla ring light, insomma, e mi metto vicino alle furnitures, come dice mio marito, ai mobili, un po' come facevano le pubblicità per la Scavolini che si mettevano sui mobili. E quindi, insomma, e questo perché? Perché in casa ho la luce adatta con la ring light per fare le foto, ma mi piace anche fare le foto come street style inglese, come le potete vedere nel mio profilo. E lì ovviamente sono di solito o amiche che scattano le foto o questi blogger con cui sono amica, quindi ci scattiamo le foto a vicenda, insomma, quando usciamo. Senti, ma è mai capitato, è mai successo che mentre tu eri in casa a provare qualche vestito, a fare la tua storia, la tua foto, arrivasse poi a un certo punto tuo marito e ti vedeva magari con un vestito che tu... Era solo per i reel, magari non mettevi nel quotidiano. Tutti i vestiti che vedete su Instagram non metto nel quotidiano. No. Non li metto. Cioè, ma è entrato tuo marito che ha detto: Caterina, che stai facendo? Assolutamente, no. E questa è la differenza tra l'uomo italiano, forse l'uomo inglese, l'apertura mentale. E il ridere di quello che fai, ad esempio, dice... Ah, ultimamente cosa ho postato? Ho postato una campagna per il Black Friday con un costume da coniglietta, quindi giravo per la casa con questo costume e lui mi diceva: You can't be an Easter Bunny, it's not Easter, solamente per ridere, quindi è soltanto per scherzare, è l'apertura mentale che è diversa, quindi si scherza, la prende, lo sa che finisce l'acqua sulla voce, questo è. Caterina, siamo arrivati quasi alla fine e quindi la domanda di rito che facciamo a tutti i nostri ospiti, cioè se un giorno desideri tornare definitivamente in Italia o in Irpinia. Assolutamente, il mio sogno è ritornare in Italia. Il mio sogno è quello un giorno di poter riapprocciare il territorio italiano e con mio marito infatti pensiamo forse durante, diciamo per l'età pensionistica, forse di spostarci di nuovo in Italia definitivamente. Lui verrebbe, sì. Ovviamente poi la vita... Ma lui è innamorato di Avellino, praticamente considera Avellino come la perla. No, veramente lui è innamorato di Avellino e si rende conto che per lui ho fatto una scelta assolutamente grande, quindi sì, ritorno in Italia sarà sicuro. Va bene. Caterina, grazie. Ti ha fatto divertire e ci hai spiegato anche tante cose nuove. Grazie. Non ti preoccupare, grazie a voi che mi avete dato questa opportunità. Voglio salutare tutti i ragazzi italiani, soprattutto di Avellino. Per favore, lo so che voglio dare un messaggio. Per favore, lo so che l'attrazione per l'estero è sempre lì dietro l'angolo, ma pensate ad investire nel territorio italiano, perché c'è
ne abbiamo bisogno, ne abbiamo bisogno. Ciao, ciao a tutti, ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.